Ciao a tutti e benvenuti a Tibet This Week. Diamo prima un'occhiata ai titoli delle notizie principali di questa settimana. Sua Santità il Dalai Lama riceve la prima dose di vaccino Covid-19, riprende serie di insegnamenti. Prigioniero tibetano segnalato in gravissime condizioni di salute. Tibetani e sostenitori del Tibet osserva la 62esima giornata della rivolta nazionale. Il Ministero della Foresta del Himachal Pradesh e MLE visitano sito. I sostenitori tibetani continuano a discutere del Tibet. Giornata della donna tibetana. Dal morire per il paese 62 anni fa a salvare vite in pandemia. La squadra di calcio femminile tibetana si è qualificata per CONIFFA. Sua Santità il Dalai Lama ha ricevuto la sua prima dose di vaccino Covid-19 allo Zonal Hospital a Dharamsala sabato scorso, dove Sua Santità ha fatto appello a tutte le persone che hanno diritto al vaccino, in particolare pazienti, a farsi avanti e farsi vaccinare per il bene della società. My trusted friend, including doctor, is it they suggest should take this injection. So, in order to prevent some serious problem, you see, this injection is very, very helpful, very good. So, those other patient also, you see, should take, you see, this injection for greater benefit. So that's very important. So I took that. So I want to share. More people should have courage to take this injection. Sua Santità ha ripreso gli insegnamenti online giovedì questa settimana, iniziando 2 giorni di insegnamenti su Lodi ai 17 maestri di Nalanda e 3 aspetti principali del percorso di Jetsongpa. Venerdì scorso, Sua Santità il Dalai Lama ha tenuto un discorso inaugurale alla conferenza internazionale e virtuale sul Trishika, 3 corsi in Pali e tradizioni del buddismo sanscrito. Le autorità cinesi hanno rilasciato un prigioniero politico tibetano di 30 anni, Gangbu Rignanima, in condizioni di salute critiche. Secondo Radio Free Asia, il 25 febbraio Gangbu Rignanima è stato rilasciato un anno prima del completamento della sua condanna nella prefettura di Targo, incorporata nel Sichuan, provincia cinese. Nima è stato arrestato per una protesta pacifica contro il dominio cinese ed è stato condannato a 10 anni per interrompere la stabilità sociale e incitare al separatismo nel 2012. Una decina di altri, tra cui 2 monaci del monastero di Dargo, Dashi Targel e Namgel, secondo quanto riferito, sono stati condannati a 12 e 14 anni. Il 10 marzo tibetani e sostenitori del Tibet in tutto il mondo hanno osservato la commemorazione del 62esimo giornata della rivolta nazionale tibetana. Durante la cerimonia ufficiale che commemora il giorno, Sikyong ha reso omaggio agli innumerevoli numeri di martiri tibetani nell'occasione e ha esortato i tibetani a spingere collettivamente la causa tibetana sulla piattaforma globale e garantire che i sacrifici dei martiri tibetani non vadano invano. Il presidente del Parlamento tibetano in esilio, Pema Jungne, ha rivolto un appello urgente al Consiglio per i diritti umani ONU di intraprendere le azioni necessarie contro la repressione cinese in Tibet, attingendo al caso noto dell'attivista linguistico recentemente rilasciato Tashi Wongchuk, la cui condizione è ancora sconosciuta, e analogamente per il rilascio di tutti gli altri prigionieri politici, a cominciare dal sequestrato 11° Panchen Lama. L'intergruppo dei parlamentari italiani per il Tibet ha commemorato la giornata della rivolta nazionale tibetana alla sala conferenze del Parlamento italiano della Camera dei Deputati a Roma.
dove il presidente dell'amministrazione centrale tibetano, il dottor Lobsang Senge, è stato invitato a parlare virtualmente a una conferenza stampa. Il presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha rilasciato una dichiarazione sulla giornata della rivolta tibetana, esortando a difendere i diritti umani in Cina e non lasciarsi influenzare da interessi commerciali. A Taiwan, oltre 34 organizzazioni di tutto il paese si sono riunite in una manifestazione di massa organizzata da Taiwan Tibetan Welfare Association Human Rights Network for Tibet e ha commemorato il giorno della rivolta. Il Senato della Repubblica Ceca, per la prima volta nella storia, ha issato la bandiera nazionale del Tibet sul suo edificio, commemorando il 62° anno della rivolta nazionale tibetana. Allo stesso modo, il sindaco del quartiere reale di Greenwich, il consigliere Linda Burt, Vice Leader David Gardner e il rappresentante di Sua Santità il Dalai Lama e dell'amministrazione centrale tibetana, il signor Sonam Tsering Farsi, ha issato la bandiera nazionale tibetana fuori dal Woolwich Town Hall, situato nel sud-est di Londra. Anche l'amministrazione centrale tibetana ha tenuto il suo servizio di preghiera annuale in ricordo dei sacrifici compiuti da manifestanti pacifici tibetani che hanno preso parte alle proteste del 1989 contro il governo cinese e le loro politiche l'8 marzo. Lunedì, il ministro delle foreste del Himachal Pradesh, onorevole Rakesh Pathania, e MLA Sri Vishal Nehria hanno visitato Sikyong Dr. Lobsang Senge a Dharamsala. Durante la discussione sui programmi e sui progetti di Smart City per lo sviluppo a tutto intorno di Dharamsala, Sikyong ha suggerito che l'infrastruttura aeroportuale della città potrebbe essere ulteriormente migliorata, dato che il numero di turisti a Dharamsala continua ad aumentare. Sikyong ha anche chiesto all'onorevole l'assistenza del ministero nella creazione di un centro vaccinazione Covid presso l'ospedale di Dellek per una maggiore sicurezza dei tibetani e degli indiani residenti a e intorno a Dharamsala. A nome dell'amministrazione centrale tibetana e dei tibetani di tutto il mondo, Sikyong ha espresso gratitudine al governo centrale e governo del Himachal Pradesh per il incrollabile sostegno al popolo tibetano e alla giusta causa del Tibet. Il Tibet Interest Group al Parlamento europeo giovedì scorso ha convocato una conferenza virtuale per discutere sugli ultimi sviluppi da un punto di vista europeo. L'evento è stato ospitato e presieduto dall'eurodeputato Mikulas Peksa, presidente del Tibet Interest Group. I relatori in primo piano Miriam Lexman, Francisco Guerriero, Samuel Cogolati e il rappresentante Tashi Pinzo hanno approfondito argomenti che vanno dalla libertà della religione in Tibet e in Cina e come gli stati membri dell'Unione Europea possono aiutare l'accordo globale sugli investimenti e l'ultima situazione dei diritti umani in Tibet, compreso il campo di lavoro. Un altro incontro virtuale si è svolto venerdì scorso dove i membri del gruppo parlamentare per il Tibet nel Parlamento lituano sono stati visti discutere informazioni in merito agli sviluppi in Tibet, sulle imminenti elezioni tibetane e altre questioni legate al Tibet. L'amministrazione centrale tibetana ha celebrato i risultati e ha messo in luce le lotte delle donne tibetane oggi. L'amministrazione centrale tibetana ha riconosciuto i sacrifici fatti dalle donne tibetane da proteste del 12 marzo 1959 contro l'occupazione illegale del Tibet da parte del Partito Comunista Cinese all'essere in prima linea nella battaglia contro la pandemia Covid-19. Alla cerimonia ufficiale che segna il giorno, i professionisti sanitari tibetani hanno condiviso le loro esperienze nel guidare la comunità per lotta contro la pandemia e gli studenti delle scuole sono state premiate per aver consegnato i migliori saggi sull'emancipazione femminile. Il Women Empowerment Day dell'amministrazione centrale tibetana ha presentato i ruoli importanti che le donne tibetane hanno svolto
Alla luce di questa crisi globale, durante la pandemia anche le donne tibetane sono state in prima linea negli sforzi di intervento sanitario nella nostra comunità. Il DEX ha evidenziato i dati del Dipartimento della Salute che mostrano quasi l'80% di tutti i volontari, così come i lavoratori a contratto assunti nell'ambito del Task Force COVID, sono donne. L'Associazione Donne Tibetane ha contribuito e ha aiutato coloro che avevano bisogno di sostegno e protezione nella comunità. Facendo eco al tema della Giornata Internazionale della Donna, il Women Empowerment Tax ha chiesto inclusione di più donne ai tavoli decisionali ovunque, compresa l'integrazione di prospettive delle donne nella formulazione, nell'attuazione di politiche e programmi di tutte le sfere e in tutte le fasi della pandemia, intervenire e nel recupero immediati e sforzi a lungo termine. Per la prima volta in assoluto, l'elezione del 2021 nell'assemblea locale della comunità tibetana svizzera e Liechtenstein hanno visto un numero record di 8 donne tibetane che hanno accettato le responsabilità che ammontano a oltre il 30% del totale dei soci, mentre l'ultima assemblea ne aveva solo una donna. La maggior parte di loro sta assumendo ruoli di leadership per la prima volta e intende lavorare per la conservazione e la promozione della lingua e della cultura tibetana. La comunità tibetana svizzera e Liechtenstein è l'unica assemblea locale stabilita al di fuori di India, Nepal e Bhutan. L'assemblea è composta da 25 membri diretti da un presidente e vicepresidente. Tibetan National Sports Association ha annunciato che la squadra di calcio femminile tibetana si è qualificata per il prossimo CONIFA, Coppa di calcio femminile, che si terrà in Romania dal 23 al 30 giugno 2021. Questa è la prima volta che la squadra di calcio femminile tibetana viene invitata a giocare in CONIFA. La squadra maschile ha preso parte al torneo nell'anno 2018. Questo è tutto per questa settimana, vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana, arrivederci!